che io trovo orribile, proprio perché è una parola che sottintende non semplicemente lo stile, perché c'è dentro quel microgrammo di snobismo che io trovo insopportabile, ma che è esattamente la cifra di questo fenomeno. E l'altro ragionamento su cui il professor Paolucci si è soffermato è che, come da par suo, ha sintetizzato in una parola il lavoro che ho cercato e abbiamo cercato di fare, è perimetrare questo fenomeno. Perché il problema è sempre quello, croce ed delizia degli storici dell'arte, che è il nostro mestiere, è quello di continuare ad indagare perché nessuno di noi ha verità rivelate da esibire. È una discussione sempre aperta, per fortuna lo è. Abbiamo opinioni diverse tra colleghi anche su questo fenomeno. Quello che vi proponiamo è una lettura e un'interpretazione che ha come obiettivo appunto perimetrare il fenomeno. Più lo si allarga, più credo si perde di vista il senso e la vera ragione di un fenomeno come l'altro. Perché, come sono tutti i fenomeni del gusto, e poi spiegherò perché uso questo termine continuamente e non il più facile termine di stile, è difficile da definire e da perimetrare, perché come tutti i fenomeni legati alla cultura, alla creatività artistica, non c'è una data di nascita, non c'è una data di morte, c'è un percorso. E allora il percorso, che è il percorso che in qualche modo abbiamo cercato di costruire fisicamente attraverso la mostra, è un percorso che ha e giustifica delle origini, delle sorgenti, delle radici, delle fonti, ne esalta soprattutto nel piano superiore il momento clou, diremmo, cioè quello che è esplicitamente, evidentemente, ecco, ma come vedrete da quello che è esposto e dalle date, se volessimo spingere 3 anni, 4 anni, quello è il momento, perché l'eco è una esplosione di una supernova. È un fenomeno che immediatamente illumina e abbaglia tutto quello che è intorno, ma per la stessa ragione si esaurisce estremamente, in poco tempo, estremamente velocemente. Poi è chiaro che ci sono delle continuità, nessuno di noi, men che meno io, penso che esattamente allo scadere del 1929 o del 30 il Decò, non lo faccia più nessuno, figuriamoci, si continua, è ovvio, ma non è più creativo. Una continuità per il libro è stata la stessa cosa. Se volessimo essere speciosi, e io sono un po' specioso in questo senso, se dovessi dire a qualcuno: ma il libro dov'è che si ferma? Esagererei dicendo il 1902, molti si scandalizzano e dicono: ma come? È andato avanti fino alla guerra? No, il 1902 è stato il momento in cui a Torino si è codificato il libro italiano e nello stesso momento in cui si è codificato è morto. È morto il momento di spinta, poi certo che si è continuato a fare. Questo vale per il Decò, il 1925 a Parigi, ma poco prima Monza 23 e poco dopo Monza 25-27, è il range del Decò, vero e proprio dove si inventa il Decò, almeno nella linea italiana. E poi si continua, ma si fa altro. Un altro elemento che vorrei sottolineare, poi vorrei raccontarvi, ma veramente come tra amici, che cosa abbiamo dovuto raccontare noi insieme. Un altro elemento che vorrei sottolineare, che spero che emerga dalla mostra, è che finalmente, spero in modo definitivo, già i contributi delle mostre precedenti di Forlì, parlo di Novecento, parlo di Liberty e del collega Mazzocca che le ha curate, si è già aperto, come dire, la discussione sulla questione arti pure, arti decorative, arti maggiori. Non uso l'altro aggettivo perché mi arrabbio quando sento dire minori. Io, un giornalista, due volte intervistato, ho detto: minore sarà lei. Dopo, per la terza volta che gli spiegavo che non erano minori, no, un po' che insomma, l'arte, la creatività artistica, quando è tale, quando è intelligente, quando veramente riesce a rinnovare un linguaggio, che sia una ceramica, che sia un dipinto, che sia una scultura, che sia un tessuto, è arte, al di là del minore maggiore. E il fatto che vuol dire che in un dipinto, in una scultura, ovviamente il contenuto, il valore simbolico, culturale, intellettuale,
sia certamente esponenzialmente più ampio per una serie di ragioni, dove nell'altro caso proprio l'applicazione di materiali e l'applicazione di tecniche in qualche modo sempre meno, come vedrete ci sono centri di arte decorativa che non hanno nulla da invidiare ai loro compagni di strada, dipinti o scolpiti. Quindi, diciamo, definiamo una volta per tutte che parliamo di arte e di invenzione. Un'altra questione che vorrei, come dire, sancire, come dire, in modo non perentorio naturalmente, ma come suggerimento: usciamo dall'ottica dell'apparenza del decor. Il decor ha portato con sé, ma inevitabilmente, il suo destino, il suo karma, di essere un'arte fatta di un'espressione, diciamo, fatta di superficialità, di lustrini, di paglietti, di divertimento, di inconsapevolezza, di gioia di vivere, del non guardare la realtà che mi circondava. Eh sì, vero, ma che male c'è? Il problema è che dentro quel mondo, quella inconsapevolezza è relativamente vera, sottesa sempre. C'è in realtà una profonda consapevolezza di transeunte, di una vita che scorre, che non si afferra. Il termine che abbiamo usato come sottotitolo della mostra, che è un termine un po' âgé, gli anni ruggenti, voleva dire proprio quello. Perché? Chi è che ruggisce? È la tigre della foresta, ma è la macchina, è risolta per schini, che corre nella notte. È l'afferrare la vita con un morso, costo di essere sanguinari, ma sapendo che non c'è un domani, vivere come se non ci fosse un domani. E questo è. Allora però, dentro quello schema, che ripeto, dà l'idea di una società superficiale, badate bene che non è assolutamente così. In molti casi, come vedrete, non c'è più nulla di più serio di molti interventi del decor. Perché, come ricordava il professor Bonucci, lo ringrazio della citazione, della lettera di Olietti ad Annunzio, c'è dietro il fondamento di quello che poi noi nei decenni successivi abbiamo chiamato, o è stato chiamato dal mondo, il Made in Italy. Dagli anni 20, in quello che si fa proprio a Monza, nelle disposizioni internazionali, quello che inventa Ponti, che inventa Andronitz, che propone De Peo, che propone Zecchin, Benini, Urri, Portaluppi, tutti questi artisti, architetti, designer e gli artisti che intorno a loro si muovevano, è quello che è il gusto italiano nel mondo. Quando voi parlate di gusto con qualsiasi cittadino del mondo, pensa all'Italia, con il gusto con la G maiuscola. Ma perché? Perché siamo riusciti in quel momento, e Olietti aveva capito perfettamente l'operazione, quando dice che non c'è alcun governo, non importa, chi si interesserà mai di questo problema? È la forza italiana, è l'industria manifatturiera, quella è la nostra forza, perché portiamo delle competenze secolari nell'artigianato artistico, ma negli anni 20 siamo stati in grado, per merito anche dei maestri del Liberty, ma detto, siamo stati in grado di superare il dato del puro artigiano per arrivare ad essere industriali del gusto. Ma industriale del gusto non vuol dire solo e semplicemente una produzione di massa dozzinale. La produzione larga, non voglio dire di massa, deve essere sempre tenuta sulla qualità. O noi oggi ci giochiamo questa carta o abbiamo perso la partita. Allora la mostra vuole essere anche, come dire, una provocazione, chiamatela così, non una nostalgia come eravamo bravi, come eravamo belli, non mi interessa proprio, la nostalgia non ci porta da nessuna parte, ma è proprio il come eravamo stati e che intelligenze abbiamo messo in campo e che fatica abbiamo messo in campo e che sinergie tra le arti e i rapporti tra l'architettura e la decorazione, il rapporto tra i pittori, gli scultori e i modellatori, quella è stata la forza e quella forza ci ha portato ad essere appunto il, uso un altro termine orrendo, ma inevitabilmente dico che è il brand italiano, quello è, e guardate che non è soltanto la moda, quello lo è ora, ma non è solo quello, è l'intelligenza inventiva. Bene, non voglio seccarmi oltre con queste generalizzazioni, ma volevo dire che se potessi, come dire, raccontare in una sintesi di pochi minuti, proprio veramente per non annoiarvi, e poi scusate, come tutti i curatori di mostra, la creatura che abbiamo partorito insieme
E qui davvero mi collego ai ringraziamenti che ha fatto il dottor Brunelli prima, che non li faccio, dico semplicemente che parto da lui, che è stato il mio compagno e il vero sostenitore di questa straordinaria avventura, condivisa ovviamente col professor Bellucci, che però non poteva essere qui ogni giorno a seguire questo lavoro. Tutte le persone che hanno lavorato, sapeste cos'è stato il lavoro di costruzione di questa mostra? Entusiasticamente, con grande professionalità, ognuno per le proprie competenze, è il curatore della mostra, non solo io, cioè è l'insieme di tutti noi. Bene, questo bambino che vi consegniamo, vorrei che non fosse un punto di arrivo, lo è per me, perché poi dopo questo io del decoro non mi voglio preoccupare per il resto della vita, ma è una proposta per il futuro, è una discussione. Vorrei che si pensasse che qui si aprono delle strade di confronto, anche di polemica se si vuole, non ho nessun problema. Non un punto di arrivo e non ne parliamo più, parliamone. Dunque, chi entrerà nella mostra troverà immediatamente, giusto perché facendo il professore da tanti anni, un po' l'aria del maestrino, spero non noioso, ma un po' maestrino mi tocca. Per ribadire quel concetto espresso prima, al pubblico subito gli fornisco, come vedete, un dipinto. E uno dice, perché non dipinto? Proprio per la ragione che ho detto prima. Vi faccio vedere, cerco di farvi vedere con un'opera di Luigi Bonanza del 1928, contenente un'opera di pittura ispirata alla secessione, ispirata al mito di Orfeo, all'antico, eccetera, contenta quelle atmosfere magiche, quelle atmosfere oniriche che sono patrimonio della grande pittura che veniva dalla cultura secessionista e addirittura dalla grande stagione del simbolismo internazionale, piegate però in una, diciamo, analitica descrizione di un realismo magico, cioè di una tensione descrittiva della realtà che contiene però il mistero, l'ambiguità. Dall'altra parte, entrando lo vedrete, c'è un busto all'antica, sì, parte da lì, ma in realtà è ceramica, è fatta a stampo, è un progetto del giovanissimo Gio Ponti, è una ragazza, una donna, perché anche la figura femminile, che è argomento molto, diciamo un po' un filo rosso di questa mostra, cambia il suo modo di essere, nel senso che non lo cambia nella profondità, ma cambia la sua apparenza. E questa ragazza che cosa fa? Si solleva sulle spalle, porta una piccola tunica che è una evocazione del tempo antico, quindi la citazione proprio dell'antichità, si solleva uno scialle sulle spalle, ammicca lo spettatore, c'è un gioco di sguardi come per dire guardiamoci, la donna non è più la timido fiore, il giglio della donna, è una donna consapevole che c'è stata la guerra, in molti casi le donne sono andate nelle fabbriche a sostituire gli uomini. E poi comunque c'è davvero una consapevolezza anche che il fascino femminile, l'eros femminile, si gioca la carta di una certa aggressività, proprio dovuta a una consapevolezza. Le donne cominciano a guidare le automobili, fumano in pubblico, a noi fa sorridere questa cosa, ma era uno scandalo. E persino i gossip del decennio, di cui non voglio occuparmi, ma cito la cosa più famosa, voi avete visto fuori l'immagine di un famoso pastello di Alberto Martini che troverete in mostra, che è il ritratto della figlia di Toscanini, bambina, vestita come la regina di Saba, appunto per una festa. La giovane signorina Toscanini aveva una liaison, per non dire una pesca, con un nobile italiano, molto più vecchio di lei, ma questo che importa, che fu argomento di gossip generali, ma lo scandalo era relativo, cioè nel senso che era in qualche modo nella norma ormai che una donna avesse, una donna di quel livello, non parliamo del popolo naturalmente, questo tipo di relazione. Da lì si parte e forse in modo un po' inaspettato e naturalmente provocatorio nel senso buono del termine, cioè fare qualcosa che in qualche modo solleciti il pubblico, una galleria di sculture. Ed ecco appunto perché il legame di nuovo con la storia delle mostre di Forlì, come ricordava giustamente il professor Panucci, sono mostre che hanno approfondito temi secondo una logica e una cornice di storia e di storia della critica importante. Wild è uno dei padri del Deco. Nestorovic, il grande scultore croato che ha lavorato tantissimo in Italia, è un padre del Deco. Se pensate che nel 1914 alla Biennale di Venezia gli viene dedicata una sala a Nestorovic,
decorata da pannelli di Galileo Chini, che troverete un po' nel Louvre la mostra, perché è un altro corifeo prima del Liberté e poi del Décor. E dentro quella sala c'erano anche tre dipinti di Mario Cavalieri, di cui vedrete un capolavoro assoluto, che è La piccola russa, che è il nostro Matisse. Ecco, quindi è di nuovo dire: guardate, non ci sono gli oggettini della donna e la pittura, c'è l'arte in quel momento. E tutta la mostra è un corollario continuo di confronti che passa dalla Galleria delle Sculture a una documentazione di pezzi che sono andati alle mostre di Monza, 23, 25, 27, 30, l'architettura. Il professor Ulisse Tramonti ha seguito questa parte, ha, come dire, scelto, pur avendo uno spazio piccolo, e me ne scuso ancora con lui, dei bellissimi acquerelli, dei progetti di Piero Portaluppi, di Gio Ponti, dei grandi maestri della nuova architettura. E poi c'è, ovviamente, citato in tutte le salse, l'Annunzio, e quindi gli abbiamo dato lo spazio, diciamo, di un'evocazione di quello che era il Vittoriale, un luogo che nessuno poteva imitare. Tutti sapevano che cos'era, e proprio perché non si poteva avere, tutti lo desideravano naturalmente: la grande Isotta Fraschini, l'Oriente, le città termali, e via per lo scalone in quello che era un luogo del sogno, le Terme Berzieri di Salso Maggiore, decorate da Galileo Chini, con tutto quell'Oriente portato da Bangkok, dove era andato, ma rivisitato in una chiave appunto italiana e moderna. E poi ecco lì, devo dire che l'emozione di vedere montare sul basamento che accoglierà il pubblico al primo piano il grande Autre della casa degli Efebi di Ponti, che fu portato a Parigi e lui vinse la medaglia d'oro. Guardate che Parigi 25 fu un'operazione voluta dalla Francia addirittura prima della guerra. Già nel 1908 il governo francese voleva ribadire la preminenza della Francia commercialmente, facendo le scarpe, diciamo così, a Torino 1902, a Milano del 1906. Cominciano a organizzare una commissione che, come statuto ha, si accetteranno solo opere moderne, quindi nessun cascale della tradizione eclettica o storicistica. Scoppia la guerra, tutto si ferma, si riprende nel 20, ma noi arriviamo prima, il Monza 23 li precede. Loro nel 24 non riescono a aprire, se la fanno nel 25 è un trionfo, perché chiaramente la Francia si presenta compatta con una modalità e con dei capolavori di maestri straordinari, ma guardate, a un certo punto arriva la Richard-Gidori con Gio Ponti, arriva Cappellini e Benini con le invenzioni di Vittorio Zecchini e Vittorio Soffiati, che recuperano una grande tradizione luganese, poi una chiave moderna, perché quello è il segreto, non ripetere il passato, ma fare tesoro del passato e aprire una nuova stagione. Nonni, la ceramica, la maionica fantina della tradizione rinascimentale, arriva col corteo orientale che trovate qui e nel Museo di Faenza. Faenza fu l'opera proprio del 25, qui troverete quella realizzata per il 27 a Monza. Tutti questi vincono le medaglie e Ponti vince la medaglia d'oro alla faccia dei francesi. Adesso non per fare del banale nazionalismo, che non è delle mie corde, ma per dire, hanno dovuto ammettere che la Richard-Gidori produceva le ceramiche più belle del mondo. Ed è da quel momento che la Richard-Gidori esplode come fenomeno. E così Benini, che esporta in tutto il mondo, e i tessuti di Ravasi, le sete che vengono da Como, e tutto quello che viene dietro. Questa è la forza, questa è la vera forza. E allora questo Autre degli Efebi è un mondo incantato che riprende Sergio, che riprende il Rinascimento, riprende Palladio, riprende Piranesi in tono scherzoso, in tono divertente, abitato da Efebi, cioè da figure che sono un po' femminili e un po' maschili. E poi dentro un grande tavolo di Portaluppi con le urne di Ponti e intorno dipinti importanti, appunto Alberto Martini, una scultura di Arturo Martini, pensate, piccolo aneddoto e poi davvero vado in chiusura. Arturo Martini nel 21 modella un ritratto del poeta cieco, una meravigliosa, si racconta un pezzo unico, in cui il poeta cieco con la sua sciarpa, l'aria ovviamente malinconica, perché i poeti o sono malinconici o non poeta, non notoriamente, si appoggia alla mano sinistra con quell'atteggiamento di iconografia. Partire da Dürer in poi ci ha raccontato essere la melanconia, cioè l'atteggiamento degli artisti. È un'opera straordinaria, inimitabile. Ponti la vede
le capisce la porta e 2 anni dopo inventa la serie dei pellegrini stanchi per rifiaggitori, cioè una scultura unica al mondo, una straordinaria invenzione di plastica moderna, plastica nel senso di scultura naturalmente di terracotta moderna, diventa l'oggetto, la piccola scultura domestica, dove l'elemento della malinconia dei poeti diventa l'ionica immagine del pellegrino, del giardiniere stanco, dell'artista stanco e così via. Poi si prosegue nel tema del mito e dell'antichità, e Chirico che va con un grande pannello decorativo per il Pasatratico Normandini e il centro tavolo della Bresciate, e via in un grande bestiario, in una foresta che credo che piacerà molto ai bambini che verranno a vedere la mostra, animali liberi che coccono i loro cuccioli e poi azzannano le prede. E poi un'immagine del nudo femminile in una galleria in cui le donne di Ponti collocano con le nudi di Oppi e di altri artisti come Funi, e poi in fondo c'è quel capolavoro assoluto, quel gioiello del realismo magico italiano che è Raja di Casorati. Una scelta straordinariamente raffinata di abiti d'epoca, e come vedete abiti di lusso, e poi alla fine la crisi, l'ambiguità del déco a confronto con l'esperienza della Neue Sacrificae tedesca, cioè del realismo magico tedesco, il tema della maschera, alla fine tutto questo mondo di lustrini, questa maschera dovrà attaccare, cioè un dipinto di Astolfo di Maria chiamato Vanitas, in cui questa maschera ridente cade sotto c'è un teschio. E arriviamo all'ultima sala. L'ultima sala non è una conclusione, anche se lo è fisicamente, anche concettualmente, è un'apertura di strade. Alla fine del 28-29, vogliamo usare il 30, il déco italiano è finito, è morto. Che strada vi si apre? La strada del design industriale, dove vedrete degli oggetti prodotti a macchina da Androvitz per l'Aveno, tutti nello stesso colore perché o meno c'è tutti dipinti a mano. Forme geometriche prodotte a macchina e colorizzate dalle macchine. L'altra linea è un prodotto industriale con panarte, ma di grandissimo livello qualitativo, ancora per un mercato di lusso, sempre forte. Oppure c'è, diciamo, un passaggio di testimone verso gli Stati Uniti. C'è il déco in Europa, finisce soprattutto in Italia e va dall'altra parte dell'oceano, la crisi del 29. Lo sapete, è un punto significativo. Molti artisti e artigiani italiani vanno in America a lavorare perché con il deal c'è un grande investimento pubblico nella decorazione degli edifici. Il Chrysler viene inaugurato nel 29, nel Paese del Building subito dopo. C'è veramente una straordinaria stagione di architettura e decorazione. E poi c'è il mondo che recepisce il déco europeo, che è il mondo di Hollywood, è il mondo del cinema, è il mondo del jazz internazionale. E infatti non a caso in fondo a questa sala ci sono dei dipinti di Tamar de Lembisca, non a caso lei è la grande rappresentatrice, illustratrice di quello che è poi per il sentire comune il déco. Il déco italiano è finito prima. Lì è un'altra stagione straordinaria, meravigliosa, funambolica, ma è veramente un passaggio in questi toni. E chiudo con queste due riferimenti. La sala di Ebre, la sala che appartiene al Museo di San Domenico, dove è conservato un capolavoro di Canova, che è l'Ebre appunto, è diciamo diventato e lo abbiamo trasformato in una specie di Wunderkammer, di Camera del Tesoro, dedicato a un artista italiano che da Parigi 25 in poi ha avuto un successo straordinario. Mi è stato detto stamattina, è meglio di Cartier, è meglio di Cartier, è di più di Cartier, è lui, è Alfredo Ravasco, un gioielliere, figlio di gioiellieri, che ha l'intelligenza di recuperare tutta la tradizione dell'oreficeria rinascimentale, manierista, barocca, italiana. Vi ricordo cos'è stato, cos'è, l'Ufficio delle Pietre Dure, cos'era la grande tradizione fiorentina della produzione delle Pietre Dure. Lui riprende quella tradizione e la trasforma nell'oggetto di lusso moderno, occhieggiando sempre al passato. Cento tavola straordinari, coppe d'agata con animali che si tuffano dentro, lo vedrete, è una meraviglia per gli occhi ed è la linea della classicità, certo è quell'arte per pochi che è destinata a morire. Uscendo dalla mostra è proprio come parlando di quello che si vede arrivando in mostra, quella strana mano che vedete fuori, quella specie di totem pop che abbiamo messo all'esterno, io trovo strepitoso, divertente, Ponti sarebbe stato felicissimo di vederla.
era da una piccola mano di porcellana che non è un oggetto pensato per essere un soprammobile. Erano le mani di porcellana fatte a macchina dalla Risarcidore per l'industria dei guanti di gomma. Quindi è un oggetto che non aveva alcun valore estetico. Ponti del 35, ripeto, il tempo è finito, non ha più a che fare con la Risarcidore. Gli chiedono di inventare un oggetto per una mostra da fare a Parigi dell'arte italiana dell'Ottocento e del Novecento. Lui prende quelle mani e le trasforma solo quattro esemplari solo, perché poi non vengono più prodotte, da oggetto industriale del tutto privo di valore estetico in un'invenzione filarmonica. Li ricopre di fiorellini in porcellana, oppure d'oro, tutto inciso, come vedete all'esterno, di simboli cabalistici, le corna, non passare quando il vigile ti fa il segnale, non passare sotto le scale, e si chiama la mano della fattucchiera, di così cosa volete. È la dimostrazione di che cosa? Di quello che diceva Margherita Sarfatti in un famoso testo scritto per Parigi 25. Noi invochiamo la bellezza della decorazione, adoriamo il superfluo. Grazie.